In realtà sono entrata come autrice in Sputnik, però poi ho cominciato a sposare la causa, diciamo così. E Sputnik è una realtà che esiste da 10 anni, ma come festival principalmente, a Pisticci, in Basilicata. E da qualche anno ho cominciato a stampare, fondamentalmente. Ho iniziato con Agab, che gli ha praticamente donato dei libri che aveva fatto, uno è Poco Guerriglia, l'altro è Non un Atomo, che appunto ha donato alla realtà di Sputnik dopo essere venuto più volte al festival. E poi con Sing Sing, che è la prima e unica antologia di Progetto Sigma, quindi stampata da Sputnik. E dopodiché l'idea, diciamo, di Sputnik, di cui ancora non facevo parte, è stata di cominciare a stampare dei libri monografici, quindi cercando praticamente di far entrare all'interno dell'autoproduzione un modo di fare fumetto che magari in autoproduzione è difficile da fare, semplicemente, e che desse un'importanza proprio all'autorialità. E ovviamente il taglio di Sputnik, anche per colpa e grazie a Agab, ha un taglio abbastanza cupo, se vogliamo, che però spazia fra vari generi, che può essere sia quello autoriale o anche il noir o il fumetto di genere, però ha sempre questo taglio abbastanza, possiamo dire, di nicchia, però è una scelta. E ci muoviamo molto su bianco e nero perché è come se il bianco e il nero fosse un po' la base, la struttura delle cose. È come se si cercasse di raccontare, tramite il bianco e il nero, l'essenza di una storia, no? In un certo senso. Però sì, poi ho pubblicato con Sputnik, che era una realtà appunto che avevo visto spesso e di cui ero abbastanza innamorata, ma non conoscevo il retro, no? Chi era Sputnik umanamente. E poi ho scelto di pubblicare con loro, cioè sono stati loro a chiamarmi, però io ho scelto di farlo con loro perché per me era molto importante in realtà fare il mio primo lavoro, il primo graphic novel in autoproduzione, che è sempre stato il mio mondo, il mio habitat, però sono sempre stata da sola a fare autoproduzione, a fare le fiere. E invece in quel momento mi sono ho capito che io non sto facendo un'autoproduzione, ma sto facendo una coproduzione, cioè io non ero da sola, perché non era un elemosinare attenzioni da una casa editrice, no? Non che succeda sempre così, però ho sempre creduto che nel momento in cui volevo fare pubblicare qualcosa doveva essere con qualcuno che apprezzavo, che mi apprezzasse davvero e che insieme avessimo una cura effettiva del libro, che non portasse appunto un mese di presentazioni e poi ok, ciao, perché tanto non lo vedi, perché ho sempre saputo che non avrei mai venduto io nella vita, ma non ho mai ritenuto che fosse questa la cosa importante. Ho pubblicato Ecco e Muori, quindi il mio primo graphic novel, chiamiamolo così, il primo fumetto lungo, storia lunga, che è stata una roba abbastanza tribolata, cioè nel senso è durata anni ed è un po' il ricettacolo di tutte le mie ossessioni campaniliste, diciamo così, tutte le mie nevrosi legate alla mia terra. E parte fondamentalmente, io prendo un episodio successo davvero, che è la sparizione di un ragazzo, che nella realtà è stata una roba, ma a me non interessava quello che era successo quanto tutto quello che si è mosso attorno a quell'evento, a quella sparizione, che per me era molto simbolico di come vivo io la mia terra e come e per me è stato proprio lo specchio sia della realtà che vedevo, che ho visto, che ho sentito, ma sia di come mi sentivo io in realtà all'interno di quei contesti da quando ero piccola. Quindi sì, molto angosciante, molto anche alienante, per quanto sia tutto un gran mappazzone, tra virgolette, ma comunque io li vedo come tutti elementi che faticano in realtà a stare insieme, così come il segno per me era simbolico di quello che stavo raccontando. Infatti il fumetto è
obiettivamente poco leggibile, secondo me. Ne sono consapevole, all'epoca mentre lo facevo non lo ero, però credo che fosse proprio perché avevo talmente tanta agitazione interna nel voler proprio cercare di restituire quella sensazione che mi sono fatta pochissimi problemi sulla leggibilità e sulla commerciabilità del fumetto. Questo a lungo andare, dopo che l'ho pubblicato, ho capito che era il suo più grande difetto, ma anche la sua più grande forza, proprio perché era, cioè, nel senso, si vede che è una nevrosi, che è un'ossessione, e non è fumetto in cui il personaggio A fa questo, questo, questo e quell'altro, ma è A, B, C, D fino a Z che fanno tutti insieme e creano questa sensazione. Le ultime uscite di Sputnik sono di questo agosto, e uno è Lucania Nera, che è un fumetto a cui tengo tanto in realtà, che è questo qui, perché Lucania Nera è un fumetto, a parte che per farlo penso ci siano voluti 10 anni, e Lucania Nera sono 3 storie che sono ambientate appunto in Basilicata, e sono tutte storie un po' di genere, no? Horror, e fanno molto riferimento al cinema in realtà. Però a me piace tantissimo perché sono ambientate in Basilicata. Io non sono lucana, però mi piace tantissimo che Sputnik faccia un autore della propria terra, che tra l'altro invendibile, cioè secondo me invendibile, anche se mi piace tanto, e l'autore non è assolutamente immerso nel contesto del fumetto, no? E dei festival, e questa cosa, cioè nel senso, è tutta roba che probabilmente un editore direbbe no, cioè, non si può pubblicare questa cosa perché cioè, non venderebbe, ma invece io ero convintissima che fosse, a parte un grande anche grazie a Pisticci, alla Basilicata, no? Ma anche un cercare di portare fuori, cioè il posto da cui viene Sputnik, da cui nasce Sputnik, cercare di portarlo fuori anche a fiere come Lucca. E l'altro fumetto invece è questo qui, che è l'ultimo volume di Storie dalla Luna, che praticamente era una fanzine proprio che esce una volta all'anno con colla aperta a chiunque volesse partecipare con illustrazioni o fumetti, con una tematica ogni anno. E questo è il 7° volume, e fino all'anno scorso è sempre stata una versione piccola, diciamo, a livello editoriale, no? E sempre era un po' più, cioè meno curata in un certo senso, ed era la cosa bella proprio perché era molto istintiva, cioè veniva proprio dalla visione dell'underground. Quest'anno Titta, che è l'altro ragazzo di Sputnik, l'ha affidata a me e l'ho curato. Il tema l'abbiamo scelto insieme. Per la prima volta ho fatto da curatrice, e c'è da dire che io sono sempre stata, prima che innamorata dei fumetti miei, ma non lo sono, ma innamorata dei fumetti degli altri, dei lavori degli altri. Quindi in realtà per me è stata una cosa bellissima vedere i fumetti degli altri, anche in alcuni casi seguire le storie mentre si facevano. E quindi ci sono arrivate tra l'altro un sacco di cose, per la prima volta, mi dice Ditta, c'è dovuta essere proprio una selezione, perché comunque Sputnik quest'anno si è mosso tanto da quando ho fatto il fumetto, abbiamo conosciuto un sacco di realtà, e questo qui è il modo di fare rete, ed è anche il modo di concretizzare la rete, nel senso che durante feste abbiamo incontrato tante persone che, quando poi abbiamo fatto la gola, ho detto no vabbè, voglio partecipare perché ho conosciuto Federica, ho conosciuto Titta, ho visto quello che fanno, ci voglio essere, e ci sono arrivati un sacco di contributi fighissimi secondo me, e quindi questo qua è, secondo me, diciamo, l'anello col mondo esterno, non so come dire, di Sputnik, no? È anche un po' scouting, perché poi alla fine molto spesso succede che chi ha inviato qualcosa neanche lo conosciamo, però ci rimaniamo, perché è successo in questo volume qua,
e probabilmente continueranno delle collaborazioni. E quindi sì, Sputnik fondamentalmente è una realtà che vuole fare editoria e a modo proprio fondamentalmente, però cercando sempre, io vedo che Sputnik si è sempre mosso nell'underground, ma non ha mai rifiutato veramente anche il mainstream, perché fondamentalmente la questione è voler dire delle cose, e per dire delle cose devi appunto, cioè le devi dire a qualcuno. E credo che Sputnik sia questa l'operazione che sta facendo, cioè rimanendo comunque fedele a quello che vuole dire, ma cercando di arrivare il più possibile alle persone.